Caro figlio, mi rivolgo a te con un amore che trabocca, che supera ogni limite. Voglio che tu apra il tuo cuore e permetta alle mie parole di penetrare nelle profondità del tuo essere. In questo luogo profondo, sei chiamato a rinunciare al tuo vecchio io e abbracciare una vita nuova, in piena unione con Cristo. Ho crocifisso il tuo vecchio io e ora è Cristo che dimora in te, guidandoti e rendendoti capace di vivere una vita che mi è gradita. La tua fede nel Figlio di Dio, che per amore verso di te si è sacrificato, è ciò che ti sostiene in ogni momento. Se credi in ciò, digita Amen nei commenti. Preparati, perché arriverà il glorioso giorno in cui il Figlio dell'uomo tornerà, circondato da una moltitudine di angeli. Si sederà su un trono maestoso, governando con autorità assoluta. Sappi che egli non è venuto ad abolire la legge nelle parole dei profeti, ma a compierle. La sua venuta segna l'adempimento del piano divino, che è perfetto in ogni aspetto. Il seme della fede viene nutrito ascoltando il messaggio di Cristo, che viene trasmesso attraverso la parola viva. È mediante la proclamazione della verità su Cristo che la fede radica e fiorisce. Questo messaggio ha il potere di trasformare cuori e vite. Soprattutto, cerca l'instaurazione del mio regno e la giustizia che da esso scorre. Allinea i tuoi desideri e le tue azioni ai principi del mio regno e dai priorità alla ricerca della giustizia. Se farai questo, io provvederò a tutte le tue necessità e potrai confidare abbondantemente nella mia fedeltà. Lascia che la contentezza riempia il tuo cuore, sapendo che sono sempre con te. Sii benedetto oggi e tutti i giorni della tua vita. Se sei d'accordo con queste parole, digita Amen nei commenti. Possa la pace e le benedizioni essere con te. Amen.